Argomento d'attualità dopo il caso del pensionato morto suicida per aver perso i propri risparmi in una delle quattro banche fallite, la gestione delle sofferenze bancarie è stato l'argomento scelto dall'IPE, scuola di alta formazione con sede a Napoli, per dare il benvenuto ai 60 nuovi allievi del master di bilancio e finanza. Rappresentanti delle banche e delle università si sono confrontati sugli aspetti del problema dalla crisi finanziaria del 2008 ad oggi. Durante un dibattito introdotto dal direttore generale dell'IPE, Lorenzo Burdo, e moderato dal segretario dell'IPE, Antonio Ricciardi. Ad aprire i lavori il presidente dell'Istituto Banco di Napoli, Daniele Marrama. Secondo me non c'è un problema banca, c'è un problema come in tutte le attività umane, anche nelle attività bancarie. Tutto dipende dal modo in cui si svolgono le attività. Perché se il ruolo della banca viene vissuto in un'ottica di servizio al territorio, episodi come quelli drammatici che sono sotto gli occhi di tutti in questi giorni si limitano al massimo. Se invece si crea una frattura tra il ruolo della banca e il fine per cui la banca si pone in essere, cioè un fine autoreferenziale, di arricchimento personale, e si perde di vista la logica di servizio al territorio, episodi come quelli che stanno accadendo in questi giorni sono purtroppo fisiologici. Tra i relatori, il direttore della scuola di alta formazione IPE, Carlo Santini, e Giuseppe Boccuzzi, direttore generale del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Quest'ultimo è intervenuto ai nostri microfoni sui meccanismi di tutela dei correntisti davanti a casi di insolvenza bancaria. In Italia i depositanti sono protetti come in tutti i paesi europei e in tutte le economie occidentali, in quanto opera in Italia il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che appunto assicura la protezione ai depositanti, a tutti i depositanti, fino all'importo di 100.000 euro, come previsto dalla direttiva comunitaria. Quindi vi è la certezza della protezione del depositante nell'ipotesi in cui si verifichi l'insolvenza.